questione BTP Battipaglia, saltato l'incontro al Ministero. Bomba carta a Montecorvino Rovella, terrore e giallo. Donna tenta suicidio a Salerno, salvata dalla polizia. Sorpreso con droga in auto, denunciato 31enne. Cimitero di Battipaglia, gravi irregolarità. Ladri di auto a Eboli, preso 34enne. Migranti a Salerno, pronto nuovo sbarco. Giffoni Film Festival, successo per la 44esima edizione. Saltato l'incontro previsto per oggi al Ministero per lo Sviluppo Economico per la revoca dei licenziamenti della BTP Tecno di Battipaglia. Sindacati su tutte le furie per la mancata riunione dovuta all'ostinazione del management dell'impresa nel non voler revocare le 47 procedure di licenziamento avviate per il plesso di via Bosco I. La CISL scende in campo e svela. La prevista riunione al Ministero per lo Sviluppo Economico per discutere della vertenza BTP Tecno di Battipaglia non ci sarà. La convocazione non è arrivata in quanto la proprietà non ha ritirato la procedura di licenziamento messa in atto per i 47 dipendenti prima della convocazione, così come richiesto dalle organizzazioni sindacali e dal rappresentante del Ministero. Ad annunciarlo è il segretario generale della CISL di Salerno, Matteo Buono. Esplode nella notte un grosso petardo davanti all'ingresso di un'abitazione di via Sant'Eustachio a Montecorvino Rovella. Secondo le prime indagini dei carabinieri della compagnia di Battipaglia, si tratterebbe di una intimidazione. L'esplosione, avvenuta tra sabato e domenica, che ha svegliato l'intero quartiere, è stata segnalata alle forze dell'ordine dai proprietari dell'immobile. Nessuna ipotesi è esclusa. I militari hanno già eseguito i rilievi sul portoncino e recuperato alcuni frammenti dell'esplodente. Si tratterebbe di una comune cipolla, probabilmente acquistata in nero. Un mistero è il movente. Si cercano elementi che possono aver spinto qualcuno a piazzare l'ordigno davanti al portoncino di alluminio. Al vaglio degli inquirenti la testimonianza dei residenti. Ha tentato il suicidio, ma forse nel momento stesso in cui lo ha fatto ci ha ripensato, così si è trascinata al centro dell'area di servizio di via Irno per chiedere aiuto e lo ha tenuto perché la sua presenza non è passata inosservata. Quando gli agenti delle volanti sono corsi sul posto hanno trovato la donna insanguinata e con diverse ferite sul collo, sulle braccia e sui polsi. Seguendo la striscia di sangue i poliziotti sono arrivati ad un cespuglio ai margini della strada, dentro il quale hanno trovato una lametta. È stesso la donna, 49 anni di Salerno, al sopraggiungere del 118 a fornire spiegazioni e confessare di aver tentato di farla finita. I suoi familiari avevano già deciso di andare a sporgere denuncia di scomparsa perché lei si era allontanata di casa alle 6 senza dare spiegazioni. Portata immediatamente in ospedale è stata medicata. Per i sanitari non è in pericolo di vita. Nel corso dei controlli tesi a reprimere lo spaccio e l'uso di stupefacenti nella tarda serata di ieri, i militari della compagnia di Sala Consilina hanno denunciato all'autorità giudiziaria di Lago Negro un 30enne di Polla. I militari della locale stazione, infatti, durante un posto di controllo nei pressi del centro abitato, hanno fermato l'uomo e a seguito di perquisizione del veicolo hanno rinvenuto due dosi di eroina e un flaconcino contenente circa 20 ml di metadone posti sotto sequestro. Nel corso degli accertamenti, inoltre, è stato appurato che il 31enne era privo della patente di guida, perché manco inseguita. È così scattato il sequestro del mezzo e un'ulteriore denuncia per guida senza patente. I giudici della Corte dei Conti, nell'approvare il piano di riequilibrio pluriennale del Comune di Battipaglia, hanno evidenziato l'anomalia contenuta nella gestione della realizzazione del nuovo cimitero. Un progetto che è stato definito dall'ex amministrazione guidata da Santo Mauro e che ha previsto il contributo dei battipagliesi che hanno fatto richiesta di acquisto di cappelle e loculi. In capo ai cittadini anche la spesa per l'urbanizzazione della nuova area cimiteriale. Un progetto che è stato accompagnato da polemiche da parte degli assegnatari dei loculi, che si sono costituiti anche in un comitato per verificare la effettiva realizzazione dell'opera. Nelle scorse settimane il comitato ha chiesto ed ottenuto dai commissari prefettizi che i lavori venissero portati avanti con i fondi dell'ente. Fatto sta che la prevista conferenza dei servizi, proprio per decidere sul futuro dei lavori al nuovo cimitero, è saltata. Sul caso cimitero i giudici avevano chiesto spiegazioni agli uffici finanziari di Piazza Aldo Moro. La Corte si è accorta di un elevato ammontare di contributi giunti dai contratti per il nuovo cimitero.
si aggiravano tra le auto in sosta con il viso coperto da un cappuccio per rubare oggetti nelle macchine, dopo aver rotto i vetri dei finestrini. Un malvivente è stato fermato, l'altro è riuscito a fuggire. Agli arresti domiciliari è finito Mario Pesce, pregiudicato di 34 anni. I militari hanno bloccato il ladro in via Matteo Riva, dopo un breve inseguimento a piedi. Il 34enne ha provato a nascondersi sotto un'auto, ma è stato scoperto. Pesce era in possesso di un marsupio con un coltello, un taglierino e un cacciavite. Con questi attrezzi, insieme al complice, aveva danneggiato delle auto, asportando un impianto stereo munito di schermo per la TV e di un lettore DVD. Pesce verrà trasferito al Tribunale di Salerno per la convalida dell'arresto e il processo con rito direttissimo. Il 34enne è accusato di furto e di danneggiamento. La polemica sugli sbarchi a Salerno, innescata dal senatore di Forza Italia Franco Cardiello e rinfocolata qualche giorno fa dal presidente dell'autorità portuale Andrea Annunziata, non frena l'emergenza migranti e il porto cittadino si prepara ad accogliere una nuova ondata di umanità in fuga da terre dilaniate da guerra e miseria. Sarà la terza e potrebbe succedere già entro la fine di luglio, un record per Salerno, ma la data del nuovo sbarco non è ancora nota, potrebbe essere domani, dopodomani o tra una settimana. Saranno 1000, forse 2000. Tutto questo ancora non si sa. Dalla Caritas però fanno notare che in mare ci sono circa 15.000 migranti in viaggio verso l'Italia. Con il sistema siciliano ormai al collasso, tocca anche alle altre regioni fare la propria parte. Il Giffoni Experience 2014 chiude con un bilancio straordinario di un'edizione indelebile, come la definisce il direttore artistico Claudio Gubitosi. Per i giurati, spiega Gubitosi nella conferenza stampa di chiusura, è un giorno difficile, quello dei saluti. Un'avventura iniziata 11 giorni fa con i cinema strapieni di giorno e di notte, i ragazzi accampati in attesa dei loro beniamini. Soddisfatto anche il sindaco di Giffoni, Paolo Russomando, che esalta la straordinaria disponibilità delle famiglie che hanno accolto i giurati e conferma lo sblocco del finanziamento per l'attesa Multimedia Valley, il progetto che punta a fare di Giffoni il maggior polo della creatività del sud, nonché un'opportunità di occupazione per centinaia di giovani.